The Spinelli Group from Genoa. Speed and technology for the global market. Benvenuti a Transport, la nostra trasmissione settimanale che parla di porti, trasporti e logistica. E cominciamo proprio con gli scali aeroportuali del nostro paese. La divisione è in due, quelli del nord, soprattutto nel settore cargo che funzionano, e quelli invece del centro, in particolar modo nel settore passeggeri, e ci riferiamo a Fiumicino. Ma ci sono anche i piccoli aeroporti che cercano una salvezza dopo il riordino, la riorganizzazione decisa dal governo. Non siamo piccoli aeroporti e peraltro Unioncamere ha deciso di lanciare un allarme. Bisogna che non chiudano i piccoli aeroporti perché sono fondamentali per il territorio. Sono a rischio chiusura, snobbati anche semanticamente definiti aeroporti minori. A rischio, secondo la riorganizzazione del sistema aeroportuale italiano, ci sono 46 scali, 15 dei quali potranno chiudere entro i prossimi mesi. La polemica tra Unioncamere e il Ministero è forte. Per l'Associazione delle Camere di Commercio Italiane sarebbe un danno da oltre 50 milioni di euro. Ci sono delle zone del paese che non sono raggiungibili diversamente. D'altro canto, gli aeroporti sono visti storicamente come il primo baluardo di raggiungibilità di un territorio. Certo, ci sono aeroporti piccoli che soddisfano questa esigenza, ci sono degli aeroporti piccoli che invece sono in un contesto dove i mezzi di comunicazione alternativi possono esistere. Quindi discernere un caso dall'altro è un compito complesso, ma che va fatto nell'interesse dell'intero paese. Questo è lo scopo di questo convegno? Scopo di questo convegno è quello di riflettere su, a valle del Piano Nazionale degli Aeroporti elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico, e capire quale può essere il destino degli aeroporti che hanno dimensioni ridotte, anche alla luce di quello che avviene in Europa e anche e soprattutto alla luce dello sviluppo territoriale che determinano questi aeroporti. Gli aeroporti, anche i piccoli aeroporti, hanno un notevole impatto ambientale e sociale sul contesto in cui sono collocati. Sì, piccoli aeroporti hanno un impatto ambientale anche abbastanza contenuto proprio in virtù delle dimensioni, possono avere un impatto economico e sociale invece consistente perché sono ciò che tiene collegati questi territori al resto del mondo. Ma il Ministero tira dritto, bisogna scegliere, è necessario andare avanti con la riorganizzazione perché il territorio non riesce più a sostenere questi scali. La sfida dei piccoli aeroporti, o meglio degli aeroporti che non vengono qualificati strategici in quanto nazionali, è recuperare fortemente la loro vocazione, e laddove appunto non abbiano la massa critica perché le risorse impiegate trovino una loro giustificazione, possono anche inserirsi in un sistema a rete che restituisca sviluppo e crescita al territorio senza mortificare non il territorio ma le risorse che sono a carico dei cittadini. Un importante convegno per capire anche quali sono gli sviluppi della logistica nel nostro paese. C'è un impedimento quasi fisico, sono le Alpi, per cercare di arrivare a nuovi mercati, perché gli scali italiani, così come tutto il sistema logistico, potrebbero implementare proprio le vie di comunicazione con la Mitteleuropa per una strategia del futuro. Se passa le Alpi, tanto, nel senso che gli spazi ci sono per aprire le porte a merci in arrivo dal Far East, ma anche semplicemente dal Mediterraneo, verso la Centro Europa, l'Est Europa e i paesi che oggi crescono di più rispetto alla vecchia Europa dell'Occidente. È il grido d'allarme del nord-est sul sistema infrastrutture. Basta valicare le Alpi, le condizioni della logistica cambiano in meglio. Non è solo una questione di denaro investito, ma anche di scelte della politica. Il problema principale da noi, come si sa, è da un lato le battaglie di campanile, invece che la capacità di aggregarsi e fare squadra anche fra realtà diverse che però devono trovare dei momenti di collaborazione insieme. Fare squadra è l'unica soluzione, istituzioni, player della logistica, imprenditori, lo scopo è dare una visione di insieme di sviluppo del paese. Manca la capacità di programmare in modo sistemico, per cui pensare a tutti i problemi
da tutti i punti di vista, lato mare, lato terra, lato porto, metterli insieme, affrontarli insieme, possibilmente nei tempi giusti, e fare tutto quello che serve, non di più, solo quello che serve. Anche trasporti alternativi, perché non esiste solo la strada, anche le vie d'acqua, non solo i porti, potrebbero essere decisive. Anche via acqua è assolutamente una scommessa, ma direi che è una realtà se si riesce a portarla avanti in maniera coerente, investirci sopra, costruire le infrastrutture giuste, eccetera. L'importante è riuscire a sviluppare i sistemi di trasporto alternativi, quindi non soltanto la strada e il camion, ma anche ferrovia e vie d'acqua. Le due cose devono andare insieme, no? Certamente non devono né farsi la guerra né rimanere essere in concorrenza. Transport, tutte le notizie di porto, trasporto e logistica in meno di due minuti. I traffici complessivi del porto di Genova nel 2012 sono stati pari a 51,4 milioni di tonnellate, con una lieve flessione rispetto ai volumi del 2011, ma con un più 8,8% di tonnellate per quanto riguarda le merci containerizzate. Un dato questo che fa di Genova il secondo porto in Europa nella crescita container. Lo scalo ha segnalato uno degli incrementi maggiori, preceduto solo da Marsiglia. Dal 2007 al 2011 il porto di Genova ha investito 90 milioni di euro, di cui 45 riferiti al settore container, 22 al segmento movimentazione convenzionale e il restante al comparto movimentazione rinfuse liquide e solide. La vicepresidente della Regione Calabria Antonella Stasi e il segretario generale dell'autorità portuale di Gioia Tauro, Salvatore Silvestri, hanno incontrato l'amministratore delegato di Venezia Terminal Passeggeri, Roberto Perocchio, per verificare le possibili interazioni tra la società veneziana e le realtà portuali calabresi con l'obiettivo di sviluppare le crociere. VTP infatti vuole continuare a espandere le sue operazioni anche nei porti calabresi attraverso il coinvolgimento nelle istituzioni regionali e con l'autorità portuale di Gioia Tauro. La società armatoriale danese Maersk Line ha annunciato prossime variazioni ai propri servizi di linea che collegano il Mediterraneo occidentale con il Nord America e l'Europa con il Medio Oriente. Per la rotta WestMed America settentrionale, la compagnia danese ha confermato la copertura degli attuali porti scalati nel Mediterraneo occidentale e nel Nord America e ha annunciato la prossima estensione della linea ai porti nordamericani di Charleston e Miami e al porto italiano di La Spezia. Il gruppo tedesco BLG, che opera nei settori della logistica dei container e della logistica degli autoveicoli, ha chiuso il 2012 con ricavi per 1,14 miliardi di euro, con un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente. Il gruppo ha precisato che il lieve aumento del risultato è stato prodotto dalla crescita delle performance delle divisioni Automobile Logistics e Contract Logistics, mentre nel segmento d'attività dei container, in cui BLG opera attraverso la società terminalista Eurogate, è stata registrata una contrazione dei risultati. Il porto di Anversa ha aderito alla Federazione Europea dei Porti Interni. L'ingresso del porto marittimo belga è stato approvato ufficialmente nel corso della riunione del comitato direttivo tenutasi la scorsa settimana a Vlissingen. Anversa è il secondo più grande porto marittimo europeo e con un traffico di quasi 90 milioni di tonnellate trasportato sulla rete di vie navigabili interne. Anversa ha anche un'importante funzione quali porto interno. Attualmente un terzo del traffico di container da e per il porto di Anversa è movimentato per via fluviale. Il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Costa, continua nella sua crociata nei confronti delle navi da crociera, nel senso che è necessario, dice il presidente dell'autorità portuale Costa, implementare il servizio delle crociere anche a Venezia perché le navi sono una risorsa. Pazienza, non vedremo San Marco dalle navi da crociera che approdano verso Venezia, continua in questa intervista che tra poco sentiremo del presidente Costa, ma è importante comunque che quel settore possa avere uno sviluppo a Venezia. Le grandi navi sono un'opportunità, non un problema, bisogna trasformarle in questo senso, nel senso che ci sono qualche conseguenza non positiva che possiamo eliminare, perché stiamo preparandoci per esempio a ridurre a zero le emissioni, non a ridurle, a farle sparire, perché daremo l'energia da terra alle navi quando si fermano, le porteremo praticamente quasi a zero quando entrano, quindi tutte cose che possiamo fare in modo che resti, come dire, la parte buona del problema e si eliminano le cose. Noi siamo pronti a evitare che le navi passino davanti a San Marco e capisco possa essere un fatto psicologico, naturalmente visto da terra, perché visto dalla nave fa tutto un altro effetto, ma comunque pazienza, sacrificheremo la vista della nave per
togliere le paure a quelle viste da terra, siamo pronti a farli girare per dietro, farli arrivare da dietro. Occorrono 30-40 milioni di euro, appena qualcuno ce li dà, noi cominciamo a farlo, abbiamo i progetti pronti, tutto a posto, è tutto relativo. Quindi io spero che nessuno ci impedisca di togliere le navi da San Marco, perché noi vogliamo toglierle. Naturalmente farla arrivare invece in marittima, farla arrivare dove sono, perché questa è una macchina che funziona benissimo e che è il perno attorno al quale gira un'economia portuale e non portuale di cui credo nessuno possa far meno, né Venezia, né Veneto, né meno l'Italia. Il primo atto che farà quando ci sarà un governo? Un governo c'è anche adesso, io continuo tutti i giorni a lavorare con il governo, quindi non, dal punto di vista mio amministrativo il governo continua ad essere. Niente, noi continuiamo, abbiamo i nostri due progetti, il progetto per le navi passeggeri è questo, applicare il decreto che dice che è bene che non passino davanti a San Marco per ragioni estetiche o per ragioni di prudenza, per ragioni di sicurezza portata all'eccesso, eccetera, eccetera, quindi farle girare per dietro, basta entrare da Malamocco, scavare un piccolo canale, approfondirlo perché non neanche scavarlo, un piccolo canale che essendo una zona di partiacque non altera minimamente l'equilibrio idraulico lagunare e arrivare qua. Continua l'inchiesta di Transporto sul lavoro portuale, quello nelle banchine tra articolo 16 e articolo 17, per capire se si riesce in qualche modo ad uniformare anche la legge, la norma che regola il lavoro sulle banchine del nostro paese. Dopo la particolare situazione di Livorno abbiamo chiesto anche alla CGIL, responsabile nazionale dei trasporti, di darci un quadro e il modello da seguire secondo la CGIL è quello del porto di Genova. Che l'assetto determinato dalla legge 84-94 nella portualità italiana attualmente è inadeguato rispetto alla situazione di crisi nella quale ci troviamo, in più ha dimostrato una serie di limiti nella sua applicazione che è assolutamente necessario recuperare. E quindi pensiamo che non si debba avere un approccio emendativo alla legge, ma proprio ripensare la legge partendo da alcuni punti fondamentali. Esportare il modello Genova quindi a tutto il sistema portuale nazionale per arrivare a una nuova riforma del sistema dei porti in Italia. È questa la proposta della FILT CGIL che ha presentato le richieste al governo. Il sindacato chiede maggiore uniformità nel lavoro in tutta la catena della logistica che ruota attorno ai porti. Il rapporto pubblico-privato e quindi la necessità di ristabilire quale deve essere il ruolo del pubblico e del privato nei porti e il mercato delle imprese così come è gestito nella portualità italiana in rapporto appunto al ruolo che il lavoro ha all'interno dei porti. Da parte del sindacato inoltre la richiesta di aiutare i soggetti come Compagnia Unica a Genova che forniscono il lavoro sulle banchine anche attraverso incentivi. Serve poi adottare una serie di provvedimenti che sorreggono le imprese articolo 17 a partire dai luoghi dove essi devono lavorare e quindi un intervento su tutte le aree demaniali. Serve pensare anche a una defiscalizzazione degli oneri per queste imprese così come incentivi ai terminal ad usarli. Questo comporterebbe anche una riduzione di costi per lo Stato in quanto un abbattimento del ricorso all'indennità di mancato avviamento è un risparmio immediato e un vantaggio per le imprese e per i lavoratori che lavorerebbero. The Spinelli Group from Genoa. Over 50 years leader in inland shipping, our services follow the complete logistics chain, from port terminals to intermodal transport, from internal storehouses with rail links to warehouses. At your disposal, a modern fleet of 600 tractors, 600 multifunctional trailers, 3,200 block trains, 200 forklift trucks, 1.5 million square meters of intermodal centers. The Spinelli Group, speed and technology for the global market. Il RINA continua la sua opera importante di certificazione nei confronti delle aziende del settore dello shipping. Questa volta un'importante certificazione è arrivata anche per Senior Ship Management. La Commissione MLC sostanzialmente copre tutti gli aspetti relativi alle condizioni lavorative a bordo di una nave.
per cui è sostanzialmente un codice di lavoro applicato al mondo dei marittimi e in particolare tocca appunti quali gli aspetti salariali, le condizioni di vita a bordo, l'esistenza di spazi ricreativi a bordo, problemi legati alla social security e anche al medical care. Così Fortunato Sulfaro, general manager per l'Italia del gruppo Rina, presenta l'emissione a favore della società Sirius Ship Management del primo certificato Maritime Labor Convention del 2006, che valorizza ed evidenzia il ruolo indispensabile delle risorse umane per l'esistenza, lo sviluppo e il buon funzionamento di una compagnia armatoriale. Una normativa che entrerà ufficialmente in vigore da agosto e che l'Italia non ha al momento ancora ratificato. La mancata ratifica non esime comunque gli armatori da dover dimostrare la rispondenza, la sostanziale rispondenza alla normativa. Giusto per dare un esempio, le autorità di controllo di porti, di stati che invece sono firmatari, hanno facoltà di accedere a bordo e fare controlli mirati alla rispondenza di questa normativa. La certificazione dell'MLC riconosce l'importanza del settore delle risorse umane, anche nell'ambito di una compagnia armatoriale, un vantaggio di riflesso anche per gli stessi armatori. Oggi le navi sono spesso delle città galleggianti, se pensiamo alle navi passeggeri, o delle macchine abbastanza complesse, se pensiamo a delle navi specializzate come le navi chimichiere, le navi gassiere o le stesse petroliere, per cui l'importanza della risorsa umana è quanto mai attuali. I recenti casi ci fanno capire quanto questo sia di notevole importanza. E in vista dell'entrata in vigore della convenzione, il Rina Group si sta muovendo per garantire assistenza a chi intende ottenere questa certificazione. Noi oggi ci ritroviamo ad avere più di 130 auditor qualificati espressamente nei riguardi della MLSI. Abbiamo già riconoscimento di parecchie decine di bandiere nel mondo e dunque siamo pronti a svolgere le attività. Quello che accade nei settori del porto, del trasporto e della logistica in Italia e nel mondo in meno di un minuto e mezzo. Approvata in Francia una norma che stabilisce un aumento forfettario dei prezzi del trasporto come compensazione dell'ecotax, il nuovo pedaggio sulla rete stradale francese che i veicoli pesanti dovranno pagare dal 1 ottobre 2013. Nel contratto fra azienda di autotrasporto e impresa committente, la libera contrattazione dovrà obbligatoriamente tener conto di tutti i costi a carico dell'autotrasportatore, compreso il nuovo pedaggio per la circolazione sulla rete ordinaria. Nel primo trimestre del 2013 il porto di Marsiglia ha registrato una flessione del 9% del traffico delle merci, avendo movimentato 20 milioni di tonnellate di carichi rispetto ai 22 milioni di tonnellate nei primi tre mesi dello scorso anno. La flessione più consistente è stata quella delle rinfuse liquide, in crescita invece i passeggeri grazie al deciso incremento delle crociere. La compagnia logistica tedesca DB Schenker ha acquisito l'intero capitale della società panamense Euroline Panamericana, con cui collaborava da parecchio tempo. L'acquisizione ha una doppia valenza strategica: da un lato potenzia la sua presenza nella regione, diventando un hub per l'America centrale e meridionale, dall'altro predispone una base in un paese che con l'ampliamento del canale di Panama diventerà una piattaforma logistica per l'intera America. Il Consiglio federale elvetico ha proposto una revisione globale della legge sul trasporto delle merci, con l'obbligo di incentivare il traffico merci ferroviario sia nazionale che di importazione ed esportazione, e con lo scopo di sviluppare ulteriormente un approccio intermodale. La proposta di legge prevede che i servizi ferroviari di trasporto merci debbano coprire i propri costi e che la Confederazione crei condizioni quadro favorevoli nel traffico merci ferroviario per la costruzione e l'esercizio di infrastrutture idonee e realizzi i presupposti necessari per la loro incentivazione finanziaria. Nei primi tre mesi del 2013 il produttore di gru e mezzi di sollevamento Concranes ha registrato un'impennata dei nuovi ordini, che hanno totalizzato un valore record, mentre le performance economiche conseguite dall'azienda finlandese nel periodo sono risultate inferiori rispetto al primo trimestre dello scorso anno, a fronte di un incremento del 5% del volume di affari. Mentre il mondo italiano della portualità ha fatto a gara chi potesse in qualche modo usufruire della commessa per la rimozione di Costa Concordia, e un consiglio dei ministri proprio in questi ultimi giorni ha deciso che alla fine toccherà a Piombino, che geograficamente è il porto più vicino rispetto a dove affondata la Costa Concordia, la nave da crociera. Proprio nel settore delle crociere invece continua il rinnovamento del porto della Spezia, non solo per ciò che riguarda il settore delle crociere, ma più in generale perché il porto della Spezia punta ad essere uno degli scali più importanti di tutto il Tirreno.
Un'opera tutta spezzina, frutto del lavoro delle imprese locali, è il ponte che collega La Spezia al porticciolo Mirabello. È quasi pronto, 176 metri di lunghezza, due pennoni di 35 metri con una parte mobile. È stato realizzato da imprese locali, progettato dall'autorità portuale, dall'ingegner Simonelli e dagli altri tecnici, l'ingegner Vetrala, pomo dell'autorità portuale. È stato pensato quando si è dato via la convenzione per il porto Mirabello e sono molto contento perché nell'ambito del mio mandato sono riuscito a passare dal pensiero dell'opera alla sua progettazione, alla sua realizzazione, alla sua messa in opera che entro il fine del mese di maggio verrà ultimata e quindi a partire dai primi giorni di giugno gli spezzini potranno usufruire di questo collegamento tra città e marine, il Mirabello, l'altra marina in cui sono state trasferite parte delle marine del Canaletto, insomma è un segnale positivo. L'opera, costata 5 milioni e 300 mila euro, è stata realizzata grazie alla collaborazione tra l'autorità portuale e la Marina Militare, che ha messo a disposizione l'area della passeggiata Morin. La Marina Militare, che è da sempre integrata con la città, ha voluto essere parte di questo bel progetto che valorizza bellissimo lo skyline della città vista dal mare e con questo anche della Marina Militare, quindi siamo onorati proprio di essere parte di questa impresa. La crisi del settore dello shipping e la crisi dell'economia globale sono due crisi differenti. Da un lato infatti c'è la crisi dei consumi, dall'altro invece c'è una crisi determinata da un'offerta sovrabbondante. Soprattutto ci riferiamo al crollo drastico dei noli. E il commento e l'analisi proprio sulla situazione economica del mondo dello shipping ci arriva da un professore dall'Università di Genova, da Gianenzo Duci. La crisi che sta colpendo il mercato dello shipping presenta delle caratteristiche che sembrano essere diverse da quelle della crisi dell'economia generale. La crisi che sta colpendo l'economia dell'Europa, infatti, è prevalentemente una crisi di domanda, cioè l'assenza da parte dei consumatori finali di beni fa ridurre quella che è la domanda di mercato di beni e di materie da consumare, e questo ha un effetto immediato e diretto sulla produzione che si ritrova ad essere invenduta. La crisi dello shipping invece non è una crisi esclusivamente generata dalla domanda, in quanto la domanda di trasporto complessiva, questo ci dimostrano i dati consuntivi del 2012, ha comunque tenuto in maniera più ampia rispetto alla domanda dei beni. Le navi che sono state ordinate negli anni del boom dei noli 2007-2008 hanno fatto sì che nel 2009, 2010, 2011, 2012 le navi consegnate sul mercato siano più ampie, un numero più grande di quanto la domanda non avesse bisogno. Questo ha portato appunto ad una crisi dei noli che oggi deve essere affrontata in maniera innovativa. La situazione attuale ha fatto sì che i valori puntuali sul mercato della compravendita oggi siano in molti casi inferiori rispetto a quelli che dovrebbero essere necessari per garantire un corretto rapporto tra sistema bancario e sistema armatoriale. Una nave non ha un valore derivante esclusivamente dal suo valore puntuale sul mercato, ma il suo valore più importante oggi deve essere considerato quello del suo valore in uso, cioè del quantitativo di ricavi che la nave nostra è prevista produrci nel corso della sua vita utile, e attualizzati attraverso tutta una serie di strumenti che la matematica finanziaria ci mette a disposizione, oggi quello dovrebbe essere considerato il valore da considerare per la flotta mondiale. Tutte le notizie, i servizi di questa edizione sul nostro sito internet telenord.com/transport, e potete contattarci anche al nostro indirizzo email transport@telenord.it per dialogare con la nostra redazione. Seguiteci tutte le settimane sia con le nostre puntate televisive sia appunto sul nostro sito internet aggiornato 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con tutte le notizie di porto, trasporto e logistica. Appuntamento alla settimana prossima.
The Spinelli Group from Genoa. Speed and technology for the global market.